Pronto? Ciao, ci devono essere stati dei problemi con la linea. Sì, è cascata la linea. Guarda, pensavo per la puntata di oggi di fare una specie di punto sulla situazione, anche visti i fatti che stanno avvenendo in questi giorni, c'è questa specie di giro di volta. Te che ne dici? Ok, Sì, per bene. allora come al solito incomincio io, poi dopo ti introdurrò facendoti delle domande. Ok, perfetto. Salve ragazzi, buonasera a tutti, è Andrea Bruno che vi parla. Quest'oggi parleremo di un avvenimento molto particolare che sta avvenendo in questi giorni. Parleremo del giro di volta della situazione politica italiana. Abbiamo assistito quest'oggi al insediamento dei ragazzi del Movimento 5 Stelle in Parlamento, ma abbiamo anche assistito sui giornali a dei fatti di cronaca che evidentemente nella Seconda Repubblica, nella Repubblica che noi abbiamo appena passato, questi avvenimenti non erano poi così tanto frequenti. Stiamo assistendo finalmente ad una magistratura che si sta incominciando a muoversi. Sta incominciando a muoversi, stanno avvenendo i primi arresti e si sta veramente facendo pulizia. Abbiamo qui con noi stasera il nostro esperto opinionista Domine Dio, ovvero Patrizio Calzolai, e voglio porre a lui una domanda. Patrizio, secondo te questo cambiamento anche dal punto di vista degli avvenimenti, tutti questi arresti, vedi politici corrotti che stanno per finire in gattabuia, così, non è un qualche cosa secondo te direttamente dovuto al fatto che i cittadini stanno finalmente entrando nelle istituzioni e i magistrati, i giudici, gli uomini di legge finalmente non sentono più il fiato sul collo da parte della classe politica corrotta che fino a ieri li poteva minacciare di trasferimenti, provvedimenti disciplinari, diciamo, c'è un po' più di libertà, il nostro sistema giudiziario, che in teoria dovrebbe sempre essere indipendente, però in questo momento qua stiamo realmente assistendo a una vera indipendenza del sistema giudiziario da quello politico. Te non ci vedi questo negli avvenimenti di oggi? Io piuttosto la cosa che vedo negli avvenimenti di oggi in realtà è una situazione che si ripercuote, diciamo, a livello storico in Italia da quando è nata, ovvero sia cosa succede? Tutte le volte che si verifica storicamente un cambio di governo e un cambio di vento politico, una sorta di rinnovamento, noi abbiamo che la magistratura, le forze dell'ordine tendono ad agire in maniera piuttosto, diciamo, piuttosto forte rispetto a quanto agissero prima, ricordiamo storici tipo fra negli anni a fine 800, quando ci fu cambio fra destra e sinistra storica, abbiamo avuto il commissario De Giorgi che fece una serie d'arresti. Negli anni 10, quando prima che Giolitti perdesse il potere, abbiamo avuto il capitano Fabbroni che a Napoli fece un repulisti generale. Quando il fascismo prese il potere, fu decisa una pulizia generale antimafia, fu mandato il mio antenato Cesare Moria, diciamo, a cercare fare questa pulizia. Noi stiamo vedendo che attualmente a livello lo stesso fra il passaggio in termini più recenti dalla Democrazia Cristiana ai socialisti, noi abbiamo avuto che Falcone e Borsellino. Diciamo è un fenomeno storico quello a cui noi stiamo assistendo. Sì, è un fenomeno storico dato da un fatto molto importante che, insomma, Beppe Grillo, diciamo, ha preso il potere. Ma io Cioè, sta questa prendendo notte, forma, quindi scusa un attimo. sembra una sorta di fatto nella magistratura italiana, c'è questo DNA che nelle pulizie italiane, che è un cambiamento del genere, sentono evidentemente che si sentono autorizzati a agire. Il problema quale sarà? Sarà vedere poi dopo se questo cambiamento continuerà, e io sono fiducioso che possa continuare, perché significa che i cittadini prendono possesso delle istituzioni, oppure se, come è successo in passato, il movimento diventa governo, diventa Stato, e alcune persone si riciclano. Ecco perché, diciamo, in questa fase sicuramente positiva di cambio, arresti per condanne per Berlusconi, Cosentino che sembra che voglia parlare, tutte queste, Ah, insomma. se parla Cosentino lì scoppia il bubbone. Sì, infatti. Cioè se parla quello lì, ma c'è un casino della Madonna. Comunque io stanotte ho avuto una visione, ho avuto la visione che, visto che anche Berlusconi c'era dei problemi di congiuntivite e compagnia bella, lo andavano a prendere di peso, lo arrestavano e lo portavano nell'ospedale della casa circondariale. Perché, detto inter nos, nei nostri carceri hanno delle ottime strutture per mettere le gocce agli occhi, se non c'è un po' di congiuntivite, l'hanno messo in cura lì dentro.
Diciamo, è stata una mia visione. Che possibilità c'è che questo oracolo si avveri? Dipende, purtroppo io vedo molto più facile la situazione in cui diciamo vedo, se posso dire, Berlusconi che scappa tipo Craxi, perché diciamo servirebbe insomma un ordine di cattura e questo ordine di cattura attualmente diciamo non è stato ancora spiccato, cioè io vedo molto facile che questa... Dici che prima che lo spiccano qualcuno lo avvisa? Sì, consideriamo pure che Berlusconi comunque avrà sicuramente piazzato tutti i suoi uomini all'interno del potere, quindi mi immagino già che la persona insomma lo spicchi. Ce la farà a fare la franca, poi dopo passate le calmate le acque, verrà anche rivalutato, si avrà tempo per crearsi una falsa immagine sul suo operato e redimersi. Sì, secondo me sì, non sono... Si redimerà negli occhi, nei confronti delle nuove generazioni, si creerà tutta una storia sua e la farà franca, diciamo. Sì, sembra, c'è Diventerà questo una rischio. leggenda, C'è questo martire. rischio come è successo con Craxi, che ricordiamo, insomma, ha rubato a piene mani, e poi dopo, ad esempio, c'è la cosa come se fosse stato perseguitato. Quindi, cioè, secondo me, almeno come la vedo io, non sarei molto ottimista di questo, anche perché, diciamo... Anche perché diciamo insomma chiaro e tondo che il governo non si è ancora insediato, quindi non essendosi ancora insediato questo governo, noi abbiamo che comunque non essendosi insediato questo genere sicuramente non abbiamo una linea politica e non è stata detto una direzione su certe questioni. È chiaro che la magistratura attualmente sta agendo perché sente che il vento sta cambiando, quindi si sente insomma le mani libere, ricordiamo insomma fu famoso, insomma furono famosi in Sicilia negli anni 20 gli arresti di alcuni liberali storici che sedevano all'interno del Parlamento. Quindi noi abbiamo, diciamo sicuramente, ci troviamo sicuramente in questa situazione. Ma adesso diciamo che c'è il giro di volta, molti, soprattutto quelli che proprio avevano tanto le mani in pasta, finiranno in gattabuia. A questo punto ci sarà anche il problema di andare a recuperare dove hanno messo i soldi, un problema non indifferente perché questa gente qua sarà dura a parlare e come la vedo io, ci sono delle persone che in un certo senso, come potrei essere anch'io, anche te, che soffrono della cosiddetta sindrome di mancanza di attenzione, ovvero sono delle persone che ogni tanto sembra che si estraniano, però in realtà anche... Io parlo per il mio caso personale, però non è che noi ci estraniamo, è che il fatto che a noi ci sembra di essere circondati da tanti deficienti, allora a un certo punto cerchiamo un po' di racchiuderci nel nostro interiore. È quella barriera mentale per isolarci dalla realtà che ci circonda. Sono degli atti, non è che... Allora per quello che noi che soffriamo di questa sindrome di mancanza di attenzione, ogni tanto ci vedete camminare, non so se ci avete fatto caso, camminiamo per strada come dei robot, poi cambiamo repentinamente direzione. Così. È un nostro modo per cercare di isolarci dalla realtà che, siccome noi generalmente, chi soffre di questa sindrome fa anche parte della classe intellettuale pensante e avendo questa facoltà di pensare magari anche più degli altri, ci rendiamo conto di essere circondati da un mondo che non va bene e da tanti deficienti. Data anche questa capacità innata che ci viene da questa sindrome, noi abbiamo proprio questa facoltà di estraniarci dal gesto, dal compiere un'azione. Per cui quello che io potrei anche suggerire a chi oramai salirà al governo, dovrà governare l'Italia da qui a poco, di affidare gli interrogatori finalizzati a recuperare dove hanno messo i soldi, a persone come potrei essere io, come potrei essere Patrizio, affette dalla sindrome di mancanza di attenzione, perché noi non abbiamo quel ritegno morale, noi siamo delle macchine, siamo dei perfetti esecutori per quello che riguarda il sistema inquisitorio, siamo dei perfetti inquisitori, noi su quel fronte lì perché non abbiamo questa remora morale, a noi non c'è nulla che ci ferma, se non altro noi possiamo seguire i principi di lealtà, di onestà e tutto il resto, però se qualcuno ha rubato noi non abbiamo quella barriera che ci dice, sarà anche, è una nostra carenza, è un nostro deficit, però si potrebbe usare questo deficit per riuscire a mettere in piedi un pool di persone con
dei connotati idonei per riuscire a recuperare il mammalò. Perché adesso, detto sinceramente, io ne ho pieni i coglioni di gente che va in giro a rubare, perché quando uno va in giro a rubare ed è anche una carica dello Stato, lui sta rubando a me, sta rubando a Patrizio, a te che ci stai ascoltando. Quello è veramente uno che sta rubando a tutta la società e crea danno a tutti. Io, siccome non ho nessuna remora di usare qualsiasi mezzo per recuperare o far parlare chi ha compiuto un danno nei confronti della collettività e ha portato il paese in questa condizione, io offro la mia disponibilità, anche in qualità di persona affetta dalla sindrome di mancanza di attenzione, per adoperarmi nel recupero di quello che è il patrimonio nazionale italiano che è andato perso in quegli anni. Sono patrimoni che sono essenzialmente nascosti nelle banche, molti temono che il patrimonio sia all'estero, ma in realtà tanti di questi soldi sono ancora in Italia perché le banche sono colluse. Se si va a vedere nei fatti, c'è più segreto bancario all'interno delle banche italiane che quelle estere, perché nei confronti della povera gente di come potrei essere io, di come potrebbe essere un risparmiatore tipo, le banche italiane forniscono tutti gli indizi, movimentazioni, fanno parte del sistema internazionale, di trasparenza internazionale, per cui sono disposte a collaborare verso qualsiasi tipo di rogatoria. Però nei confronti dei politici che hanno rubato, le banche sono un ottimo scudo, anche perché i vertici delle banche, come noi sappiamo, sono tutti politicizzati. Adesso io ho parlato a titolo personale, non so adesso Patrizio se condivide questa mia opinione. Te Patrizio, cosa ne dici? Saresti disposto anche te ad accettare un carico? Poi te, so anche che tra i tuoi antenati avevi il tuo prozio che era il famosissimo prefetto di Fermo, Cesare Mori, anche lui probabilmente aveva la sindrome. Pronto? Ciao Patrizio, qua guarda, è caduta la linea. Sì, no, ho capito, ho visto che è caduta la linea. Per quanto ti posso dire mi riguarda, io sono oggettivamente parlando d'accordo. Cioè, noi possiamo, diciamo, utilizzare questo metodo, oppure possiamo, diciamo, decisamente passare a un altro metodo, che è, diciamo, lo stesso metodo che gli americani hanno utilizzato per le leggi antiterrorismo. Ah, diciamo delegare il lavoro sporco fuori casa. Sì, esatto, nel senso noi facciamo un accordo con i marocchini, facciamo un accordo con i giordani, in cui affermiamo e diciamo, guarda, a noi questi tenerli in carcere ci costa, faccio un esempio, 300 euro al giorno, noi te ne diamo 50 al giorno, più, nel senso, ti diamo una percentuale in base ai soldi che recuperi, perché queste persone, diciamo, che di solito hanno molta fame, quindi diciamo chiaro e tondo che essere interrogati dalla polizia marocchina o dalla polizia egiziana non è comunque uno scherzo. E ad esempio, personaggio che manderei a far, se non si costituisce, a parlare con la polizia egiziana, sarebbe sicuramente Cosentino. Cosentino, sono sicuro che dopo circa una giornata parlando con la polizia egiziana, noi sappiamo per filo e per segno dove sono i soldi, dove sono nascosti, chi sono i mandanti dell'omicidio di Don Diana. Guarda, se ti dico la verità, lo faccio parlare anche io in una giornata, ci metto anche di meno. Eh Sai che sì. oggi hai visto che si è ammazzato anche uno che era un attivista del Movimento 5 Stelle, che era uno che viveva in un'area depressa, oblerato da tutti i problemi dell'indotto lì della zona. Sì, no, so, ho visto, infatti Mario, non è Mario. sono stato molto colpito di questo fatto e sono dispiaciuto. È chiaro che questo Mario non sarà morto invano, perché i responsabili della morte di Mario pagheranno, e per i responsabili politici sono tutti quei partiti politici che ci hanno governato fino adesso e hanno tenuto in uno stato di sudditanza diverse persone Ma che in sudditanza, ma schiavismo. C'è sì. gente veramente, ma neanche, almeno lo schiavo, la pagnotta da mangiare, perché lo schiavo comunque era una risorsa per il padrone, era un bene da tenere. Questi qui, chi adesso purtroppo vive, noi per fortuna viviamo all'estero, ma chi vive in Italia veramente è messo molto peggio che un suddito, compagnia bene. Sì, no, ma infatti, perché poi c'hanno una storia, cioè anche dei posto di straordinari automatici, che sono anche un bel casino. Quindi, cioè, queste persone, diciamo, io le conosco pure, le capisco, sono vicini, e è chiaro che bisogna agire contro tutti quelli che hanno generato questa catena di suicidi. Eh sì, cioè io capisco
la gente che ci governa può non essere onesta al 100%, però noi qui ci troviamo davanti a gente che è stata disonesta al 100%, si è sempre fatti i cazzi suoi, ha rovinato la gente, se poteva ammazzarti per trarne un piccolo vantaggio lo ha fatto, è gente che governava non per il bene collettivo ma per se stessa, gente che hanno sempre pensato a ingrassare le loro tasche, a sistemare amici e parenti, dopo è chiaro che si è creata quest'Italia, che è un'Italia che non ha più niente, un'Italia fatta di gente, i giovani adesso che speranza hanno i giovani? In L'unica Italia. speranza che può avere il giovane è di emigrare all'estero e trovare lavoro da qualche parte, perché in Italia ormai il giovane cosa fa? Va a lavorare 10 ore al giorno per 800 euro al mese. In Italia, dove a Sì. vivere anche solo vuoi mangiare un panino, ti costa, ma scherziamo. Io non solo, ma io l'uniche 2 settimane di lavoro che feci in Italia era 800 euro al mese e solo 2 giorni liberi al mese, perché dovevo presentarmi tutti i sabati e 2 domeniche al mese. Quindi a un certo punto ho reagito, ho detto preferisco vivere in sociale in Irlanda che lavorare in Italia, insomma, almeno c'è da mangiare, quello da mangiare ce l'ho, insomma. Sì, perché è impensabile vivere in un paese dove non ti garantisce un minimo di sussistenza. Ma cosa deve fare la gente? La gente deve, in Italia deve ammazzarsi, ed è quello che puntano, per far sì che la gente, mossa dalla disperazione, si ammazzi. Per cui esorto anche, che so che chi sentirà queste trasmissioni a volte è gente che magari un lavoro non ce l'ha, non ha una casa, non ha un futuro. Io esorto tutti questi qua di non mollare, perché noi faremo di tutto, combatteremo, daremo sangue, daremo tutto noi stessi affinché le cose cambieranno. Per cui tutti questi politici corrotti che hanno governato l'Italia fino adesso e hanno mandato un malore in paese, ci penserà chi di dovere a farli finire in gattabuia o a compiere il percorso che devono compiere. Se questo non avverrà, ci penseremo noi ad andare a verificare di persona come mai chi doveva giudicare queste persone non è intervenuto. E se saranno in odore di mazzetta, prenderemo i giusti provvedimenti, perché a un certo punto i cittadini scenderanno in piazza, chi come noi dall'estero tornerà in Italia, ma tornerà in Italia per dare una registrata al sistema e mettere a posto le cose. Non è possibile che viviamo nel 2013 in un mondo dove oramai abbiamo una parvenza di democrazia dappertutto, però il nostro paese deve sembrare proprio una dittatura di quelle bestiali. Noi vogliamo, noi emigrati all'estero, io lo sono da 20 anni, Patrizio Da sarà 10. di 10 o anche di più, siamo emigrati all'estero da lunga data, ne abbiamo pieni coglioni, e noi comunque all'estero ci sentiamo sempre italiani, noi sogniamo un domani di andare a trascorrere gli ultimi giorni in Italia, gli ultimi giorni della nostra pensione, di trascorrere nel paese che amiamo, però vogliamo veramente che questo possa essere un paese da poter amare, non un paese dove regnano farabuti, il far west della finanza, il far west della politica, gente che magna per sé. Adesso Non scordiamoci le paraculate subite all'estero, come i titoli di giornali che parlavano, dice, per un primo ministro italiano far rimpiangere Mussolini è una cosa impossibile, Berlusconi ci è riuscito sotto. ma Quindi noi, io non so te in Irlanda, qui guarda, io ti dico come in Russia, ma io quando vado nei locali pubblici in tanti posti e mi devo mica, no, mi fingo di non essere italiano perché mi vergogno. Stessa cosa succede a me quando ho girato in altri locali, in altri paesi, in Irlanda, in Inghilterra, perché quando sentivi poi le strozzate che sparavano i nostri politici, senza condizione di casa, c'è causa, gente ignorante, cioè che cosa facciamo, insomma, che cosa facciamo, di che cosa parliamo, insomma, questa è tutta gente ignorante, è tutta gente criminale. Ok ragazzi, se volete darci il vostro sostegno oppure un qualche consiglio o dire la vostra, potete commentare questo video scrivendo qualche cosa anche voi sotto nel video, questo qua che troverete in rete. Io do un saluto a tutti quanti, quest'oggi è stata una puntata un po' così, però è stata una puntata su un tema molto importante, ovvero il giro di volta che sta avendo la politica italiana e anche quindi una ventata di giustizia che finalmente sta entrando in marcia e ci auspicheremo tutti che farà pulizia sul marcio che c'è all'interno delle nostre istituzioni. Sì, infatti, questo è quello che ci stiamo aspettando. Ok, ragazzi, un saluto a tutti e alla prossima.